dove ci sono i camp delle squadre per fare la programmazione dell'attività futura, però alcuni corridori importanti hanno dato già la loro adesione. Il primo fra tutti, un italiano, l'aveva detto in apertura di conferenza Daniele, dicendo che la tappa a cronometro probabilmente sarà appannaggio dopo le due precedenti edizioni di Filippo Ganna, che dovrebbe esserci al via, per cui sicuramente è un nome importante per noi italiani, perché in un momento di, consentimi, di penuria di grandi atleti per le grandi corse a tappe, probabilmente avere un campione del mondo, uno come Daniele, sì, come Ganna, sicuramente è un orgoglio italiano. Poi sicuramente ci sarà Ciccone, che diciamo è uno dei probabili protagonisti di questa corsa, è un corridore che ha vestito una delle maglie al Tour de France, per cui sicuramente è orgoglio italiano. Poi ci sarà, diciamo, quelli che sono pronosticati come possibili outsider di questa corsa, come il campione del mondo Van der Poel, Van Aert, e poi tornerà un vincitore del Giro d'Italia, Theo Gauguinart, e poi sicuramente ci sarà il secondo al Giro di quest'anno, perché anche Thomas sarà presente, poi ci sarà Hindley. Questi sono, diciamo, i primi nomi che escono dalle liste della programmazione delle squadre. Ci saranno sicuramente le 21 squadre di diritto partecipanti, che sono le 18 World Tour più 3 della seconda fascia, e poi ci sarà lo spazio per 4 formazioni tra italiane e straniere, che riterremo come organizzazione meritevoli di essere presenti alla partenza di questa corsa. Quindi questo è ad oggi il panorama dei probabili e possibili partecipanti alla Tirreno Adriatico. Grazie Mauro Vegni. Un ringraziamento va naturalmente a tutti i sindaci e le amministrazioni, al Comune di San Benedetto del Tronto che ci ha ospitato in questa bellissima cornice in questo teatro, grazie a Daniele Bennati, grazie a Stefano Allocchio, grazie a Mauro Vegni, grazie ad Antonio Spazzafumo, appunto il sindaco di San Benedetto del Tronto, e un grazie va naturalmente a tutte quelle forze dell'ordine che naturalmente si metteranno in gioco per darci la sicurezza lungo le strade, naturalmente nelle zone di partenza e d'arrivo nostro. Grazie a tutti, l'appuntamento al 4 marzo 2024 per la Tirreno.